Voglio una squadra basata, costruita sui giovani. E ci vuole tanta fisicità. Voglio giocare col pressing altissimo. Atleti sul campo, atleti nella vita privata. Leadership. Ho bisogno di 11 capitani. Ogni giocatore deve avere caratteristiche da vero capitano, da vero leader, da vero uomo con le palle quadrate. Maurito! Leadership. Quale cosa gli ho portato da mangiare, Maurito? Mangia, mangia, Maurito, così puoi fare tanti gol, guadagnare soldi, soldi per me. Voglio giocatori fieri, orgogliosi, stra-orgogliosi di poter vestire questa maglia qui. No. Devono essere stra-motivati. No voglia. Sputare sangue in ogni partita. No voglia. Dai, 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 dai. Via con questi mercenari, via con questi brutti esempi. Rivoluzione in casa Inter. Mamma mia ragazzi, avete sentito le parole di Horst Müller? Allora lui vuole rifare praticamente tutta la squadra, allora lo facciamo insieme qui su FIFA 20. Prima di tutto ragazzi però un momento di silenzio, vi voglio dire una cosa importante. Sono onesto con voi, in questi giorni ho pianto ragazzi, io sono fatto così, ho pianto non solo una volta. Vedere la mia amata Italia talmente in ginocchio, specialmente in questo momento la Lombardia, mi si spezza il cuore ragazzi. Purtroppo io posso fare poco, come voi anch'io sto in quarantena. L'unica cosa che posso fare, diciamo, sono due cose. Innanzitutto portarvi altri video. Volevo già smettere, però tantissimi di voi che stanno anche in quarantena attraversando un momento difficile mi hanno detto non ti fermare, perché in un momento così difficile ci fa piacere che ci fai compagnia. E ridere ragazzi anche nei momenti più bui può sempre solo far bene all'essere umano. Perciò io continuo con questi video. Seconda cosa che posso fare ragazzi, vi lascio un link in descrizione, un crowdfunding dove potete donare, anche se sono solo 5-6 euro ragazzi. Se siamo numerosi a farlo facciamo la differenza per l'ospedale a Milano, che stanno veramente lottando con le ultime risorse. Ci sono dei grandi eroi ragazzi, hanno bisogno del nostro aiuto, perciò vi lascio il link in descrizione. Sempre Forza Italia ragazzi, un grande grandissimo abbraccio a tutti voi. Cominciamo con il video. Rivoluzione in casa Inter ragazzi, iniziamo con Gagliardini. Gagliardini è giovane, Gagliardini è italiano, perciò in teoria potrebbe anche far parte del progetto di Horst Müller, però ragazzi tecnicamente è troppo limitato, c'ha veramente due piedi quadrati, perciò mandarlo qui dai nostri amici Mangia Baguette del Lione sarebbe una godura ragazzi, sono onesto con voi. Gagliardini ragazzi è stato venduto, hanno trovato un accordo. Asamoah ragazzi, Asamoah è un giocatore che mi ha anche deluso un po' all'Inter. Quando veniva dalla Juventus mi aspettavo qualcosina in più, poi anche fisicamente con tanti problemi, spesso infortunato. Non è più giovane, onestamente ragazzi, se questi qui ci danno un po' di soldi io lo vendo ragazzi. Ormai a sinistra voglio puntare su dei giovani e dopo ragazzi voglio anche acquistare Davis. Ci voglio anche provare con Davis, perciò deve far spazio a Asamoah ragazzi, lo vendiamo. Valore attuale 10 milioni, lo vendiamo per 13 milioni 500 mila euro. Affare fatto ragazzi, anche Asamoah se n'è andato. Continua la rivoluzione in casa Inter. Borja Valero ragazzi, come avete visto nell'intro, onestamente un grande calciatore ragazzi, dico proprio a livello calcistico, mi piace tantissimo Borja Valero, ma è troppo vecchio ragazzi, compierà tra presto 35 anni, è veramente troppo ragazzi, e forse è l'ultimo momento dove possiamo ancora prendere un po' di soldi per lui, perciò mi dispiace Borja Valero. Se fosse stato più giovane assolutamente sì, sarebbe stato titolare in questa squadra di Horst Müller, perché ripeto, mi piace, un bel calciatore, ma veramente troppo vecchio ragazzi. Allora accettano quasi 6 milioni di euro, secondo me il massimo che possiamo ancora ricevere per un giocatore ragazzi che è quasi arrivato a 35 anni, perciò sono contento, anche Valero se n'è andato. Brozovic ragazzi, ma Brozovic è un bel calciatore, non è vecchio. Però ve lo dico ragazzi, se viene una grande offerta, io in mente, poi vi farò vedere in questo video, c'ho altri giocatori ragazzi, giocatori che sono superiori a Brozovic
E se ve lo ricordate, anche nel passato Brozovic faceva un po' parte di quei giocatori che hanno fatto un po' di casino. Poi dopo ha giocato molto bene, si è comportato molto bene, però Horst Müller non dimentica mai, ragazzi. Lui, Brozovic, se arriva una bella offerta lo lascia andare. Via di mezzo, ragazzi, 46 milioni, vediamo un po', hanno accettato. Forse alcuni mi criticheranno, diranno no, Brozovic è forte. Quasi 50 milioni di euro, ragazzi. Vecino, ragazzi, valore attuale 13 milioni di euro, io voglio circa il doppio, 24 milioni. Vediamo un po' cosa dicono loro. Ok, affare fatto, ragazzi, Vecino venduto per quasi 23 milioni di euro. Ragazzi, prima partita in Serie A contro il Lecce. Qui vedete la conferenza stampa, la prima conferenza stampa di Horst Müller. E vi devo dare una brutta, brutta notizia, ragazzi. Real Madrid paga la clausola rescissoria di 69 milioni di euro per Stefan De Vrij. Io lo so che sono ancora in tempo, gli posso ancora proporre un nuovo contratto, però ragazzi vi dico adesso una cosa un po' cattiva: io lo lascio andare, ragazzi, lo lascio andare, perché ho in mente un altro difensore centrale, secondo me più forte, più giovane, e lo voglio acquistare sotto questa somma dei 69 milioni di euro. Innanzitutto però, ragazzi, facciamo un'altra cosa: acquistiamo il giocatore per la fascia sinistra offensiva. Siete stati numerosi a farmi tantissimi nomi, ragazzi, e uno che a me piace tanto è Sancho, ragazzi, che mi ha fatto veramente innamorare al Borussia Dortmund. Sapete che io simpatizzo un po' il Borussia Dortmund, però ragazzi, Sancho è uno, sì, c'ha il valore attuale di 63 milioni di euro, loro vogliono 107 milioni di euro, ragazzi. Ragazzi, questi qui sono duri, ho provato adesso con 4-5 cifre diverse, però questi vogliono minimo 100 milioni, mi pare. Facciamo 100 milioni più 5 euro, così l'amico del Borussia Dortmund si prende una birretta, ragazzi. Vediamo un po' cosa dicono: 100 milioni e 5 euro, la birra inclusive, e qui accettano, ragazzi. Qui accettano, forse ho esagerato, forse 100 milioni sono troppi per un ragazzo di 19 anni, ma io credo in questo giocatore, ragazzi. Secondo me Sancho è uno che può vincere, che potrà vincere il Ballon d'Or. E per uno che vince il Ballon d'Or, ragazzi, sapete, conoscete i prezzi di oggi, 100 milioni non sono neanche tanti. Siete stati numerosi, ragazzi, a consigliarmi dei giocatori per la fascia sinistra offensiva. E sapete che Horst Müller punta molto su giocatori tedeschi oppure su giocatori della Bundesliga. Io, ragazzi, da simpatizzante dal Borussia Dortmund, conosco bene Sancho, vi posso dire è una bestia, ragazzi. Conosco pochi giocatori, o fino adesso in generale ho visto pochi giocatori nella mia vita che con 19 anni sono già così forti, ragazzi. Già totale 86, questo qui secondo me, ripeto, vincerà un Ballon d'Or, ragazzi. Perciò 100 milioni di euro sono una follia, ma 100 milioni di euro, ragazzi, sono anche un statement. Horst Müller è arrivato all'Inter per una grande rivoluzione, per vincere titoli, ragazzi. 100 milioni di euro e Sancho accetta anche l'ingaggio. Ragazzi, questo è il grande, grande nome che è arrivato all'Inter, ragazzi. Il top player è arrivato all'Inter, è Sancho. Adesso, ragazzi, un altro giocatore, Nübel. Forse voi direte, ma chi è Nübel, ragazzi? Allora, Samir Handanovic non è più giovanissimo. Nübel è un grande talento, viene spesso paragonato con Manuel Neuer, gioca a Schalke 04, in realtà, ragazzi, in Bundesliga ha già sottoscritto un contratto con il Bayern Monaco, dove c'erano tante polemiche perché tantissimi dicevano ma come si può fare. Comunque, ragazzi, questi qui vogliono 6.900.000 euro, guardiamo un po'. Affare fatto, ragazzi, siamo sotto i 10 milioni di euro. Abbiamo preso un erede per Samir Handanovic. Vi dico subito, ragazzi, che Nübel non giocherà sempre. Lo facciamo crescere piano piano. Le partite importanti dove ci vuole esperienza, per esempio anche in Champions League, lì giocherà Samir Handanovic. Però io voglio far crescere Nübel, ragazzi, uno che anche calcisticamente, con i piedi, è veramente molto molto forte. In Germania tanti l'hanno criticato perché lui adesso è andato al Bayern Monaco. Adesso parlo in realtà, ragazzi, un po' di real talk, e dicono: caspita, il Bayern Monaco c'è ancora Manuel Neuer, perciò questo qui farà panchina, si sta distruggendo la carriera. E poi subito lui adesso ha fatto anche un paio di errori, un paio di papere in Bundesliga, perciò un ragazzo giovane che adesso vedremo in quale direzione andrà la sua carriera.
Comunque ragazzi, 4 anni di contratto do a lui. Comunque quello voglio dire ragazzi, io non farò lo stesso errore come adesso probabilmente accadrà al Bayern Monaco. Noi lo acquistiamo e facciamo turnover ragazzi in porta. Le partite in Champions League li giocherà Samir Handanovic, le partite per esempio in Coppa Italia li giocheranno Nübel, e poi fra un anno e mezzo lui si prenderà il posto da titolare da Samir Handanovic. Questo è il mio piano ragazzi per Nübel, un grande talento, ripeto, soprattutto calcisticamente molto molto bravo, perciò viene spesso paragonato con Manuel Neuer, e a me piacciono questi tipo di portieri ragazzi, questi portieri moderni che sono importanti per il gioco di Horst Müller. Allora ragazzi, procuratore di Nübel ha accettato, Nübel è un nostro giocatore, continua la rivoluzione in casa Inter. Ragazzi, adesso ci saranno un paio di partite come questa qui in Serie A contro il Lecce, dove vi farò vedere solo i highlights. Vi faccio vedere solo i highlights ragazzi, e dopo ovviamente giocheremo anche una partita intera, ma questa partita qui non la voglio simulare, ma vi voglio fare le highlights. Ha segnato Sandro Tonali dopo 29 minuti, prima partita in Serie A per Sandro Tonali, e segna subito. Bel gol di Tonali ragazzi, io punto tantissimo su questo giocatore. Ha fatto veramente arrabbiare tantissimo i tifosi, visto che Horst Müller gli ha dato il numero 4, adesso deve dimostrare tutto sul campo. È stata una partita difficile ragazzi per l'Inter, per tantissimi minuti, poche opportunità, ancora non si vede il calcio di Horst Müller, e Lecce addirittura ha avuto delle grosse occasioni, come vediamo qui una bella parata di Nübel e poi un po' di confusione in aria, perciò l'Inter è ancora lontana dal calcio di Horst Müller. Però importante in queste prime partite soprattutto non perdere punti. E vediamo qui Nübel anche calcisticamente un bel portiere, per questi motivi l'abbiamo preso. Comunque una brutta partita ragazzi, fino all'ultimo secondo l'Inter ha rischiato, Horst Müller sotto pressione, ed è addirittura Nübel nella sua prima partita che salva l'Inter. In conferenza stampa ovviamente Horst Müller ancora non è soddisfatto con questa prima prestazione, però siamo all'inizio di un nuovo progetto, ci vuole tempo. Come avete visto ragazzi nel video della intro, Horst Müller assolutamente non è soddisfatto con alcuni giocatori che stanno anche in prestito e che purtroppo torneranno. Perciò facciamo tornare Perisic subito, ma lo facciamo solo per un motivo ragazzi, perché lo vogliamo anche subito vendere. Stessa cosa conta anche per Raja Nainggolan. Abbiamo bisogno di cash, di soldi per continuare questa rivoluzione. E adesso vi svelo il segreto ragazzi, vi ho detto che con un po' di dolore al cuore ho lasciato andare Stefan De Vrij, giocatore soprattutto uomo che stimo tantissimo, ma Horst Müller ha in mente un altro giocatore, il più grande talento ragazzi dei difensori centrali, Süle. Abbiamo acquistato Süle e come vi ho promesso ragazzi siamo sotto i 69 milioni di euro che ha pagato il Real Madrid per Stefan De Vrij, perciò secondo me un affare. Süle come De Vrij hanno entrambi 85 come overall, però Süle c'ha molto potenziale perché è ancora molto molto giovane, 4 anni più giovane di Stefan De Vrij, inoltre giocatore della nazionale tedesca, perciò ovviamente Horst Müller è molto contento. Ragazzi, a me personalmente piace tantissimo Süle, uno che fisicamente è una bestia ragazzi, potrebbe lavorare davanti a un nightclub, però è anche molto molto rapido, ripeto, il più grande talento dei difensori centrali, perché ci sono tanti difensori centrali come Tah per esempio che a me assolutamente non piacciono ragazzi. La Germania c'ha problemi su questa posizione, secondo me l'unico giocatore veramente forte in questo momento ancora giovane è veramente Süle, purtroppo nella vita reale infortunato, qui nel gioco meno male non lo è. Allora ragazzi, Süle è nostro, mamma mia ragazzi, continua la rivoluzione in casa Inter. Ecco qui ragazzi, vedete, De Vrij 69 milioni, Süle 63 milioni. Süle però è 4 anni più giovane e c'ha più potenziale, perciò secondo me un buon affare. Non voglia, non voglia. Ragazzi, Ivan Perisic è uno che mi ha fatto veramente impazzire, tantissime prestazioni senza nessuna voglia, perciò Perisic lo mandiamo via ragazzi, lo mandiamo via. Anche lui ha 30 anni, perciò secondo me l'ultima chance per prendersi un bel po' di soldi ragazzi, speriamo bene, 40 milioni di euro. Affare fatto ragazzi, gli inglesi pagano sempre tantissimi soldi,
40 milioni di euro pagati per il cartellino, sono contento. Secondo me il Bayern Monaco non lo prenderà a titolo definitivo. Adesso parlo della vita reale. Sono contento, ragazzi. Ragazzi, abbiamo ancora a disposizione 45 milioni di euro. Davis, ragazzi. In un altro episodio avevo detto non lo prendo perché c'ha la clausola di 25 milioni di euro. Adesso però vi dico, lo voglio acquistare, ragazzi. Uno che in Bundesliga sta veramente... una cosa incredibile, ragazzi, quanto è forte in questa stagione Davis. Io pensavo sempre che il Bayern Monaco non trovasse mai più un giocatore come David Alaba, ragazzi. Adesso è arrivato Davis, che soprattutto in fase offensiva è ancora più forte, ragazzi. Lui può fare sia il terzino sinistro sia il terzino offensivo. Purtroppo, come vedete, ragazzi, c'è la clausola di 25 milioni di euro, che sono tanti tanti soldi, però Davis è una bestia, ragazzi. Io lo voglio e voglio anche prendere Bailey, ragazzi. Due giocatori che voglio prendere della Bundesliga che mi stanno piacendo tantissimo. Allora, forse direte, ma come mai due esterni sinistri, ragazzi? Bailey può giocare sia a sinistra sia a destra. E ripeto, Davis può fare sia il terzino sia l'esterno offensivo. Perciò Davis è soprattutto anche un giocatore che ci darà flessibilità in quella posizione. E però non voglio... A me piace, ragazzi, giocare con il 4-3-3 su FIFA. È una mia cosa, una mia fissazione, forse chiamatelo così. E Havertz mi piace più come trequartista, ragazzi. Perciò non voglio far giocare Havertz sulla fascia. Alcune volte forse sì, ma non sempre. E invece Bailey, ragazzi, lo facciamo giocare poi come esterno offensivo destro. Perciò abbiamo bisogno di Bailey. Ragazzi, hanno accettato Raja Nainggolan più 10 milioni di euro, circa 10 milioni di euro, e ci danno Bailey, ragazzi, un grandissimo talento. Sono contento. Trattiamo ancora con Davis e poi abbiamo veramente, secondo me, rinforzato e reso soprattutto anche molto molto giovane e funzionale al calcio di Horst Müller, alla visione del calcio di Horst Müller, questa attuale Inter. Guardate, ragazzi, Davis sembra David Alaba, anche se devo dire è un giocatore diverso. Incredibilmente esplosivo sui primi metri, ragazzi. Io conosco pochi giocatori su questo pianeta che sono talmente esplosivi sui primi metri. Adesso non parlo di FIFA, parlo proprio della vita reale. Ho visto delle cose veramente pazzesche in Bundesliga da questo ragazzo giovanissimo. Ed è nostro, ragazzi, Davis è nostro. E questo è stato il mio sogno, ragazzi. Lo volevo a tutti i costi. Mamma mia, ragazzi, quanto lavoro per Horst Müller, ormai in ufficio, lavora veramente tantissimo. Ragazzi, habemus Bailey, siamo arrivati alla fine anche di questa trattativa. Mamma mia, forse siete stanchi tutte queste trattative. Non vi preoccupate, ragazzi, adesso giochiamo anche a calcio, giochiamo anche a FIFA, non solo trattative. Prossima partita, ragazzi, contro il Cagliari. Anche qui vi faccio vedere solo i highlights. Ripeto, dopo la partita in Champions League la giochiamo completamente. L'Inter che dopo 30 minuti va in vantaggio grazie a un gol veramente bellissimo, ancora una volta di Sandro Tonali, ragazzi. Seconda partita, secondo gol, seconda grande prestazione di Sandro Tonali. Un tiro forse non fortissimo ma molto preciso, un tiro che veramente tecnicamente vale la pena. Guardate qui Horst Müller, ragazzi, mamma mia, Horst Müller! E dimostra che sa anche uscire dalla porta, una caratteristica importante soprattutto per un portiere così giovane. Poi, secondo tempo, Havertz con il passaggio, con l'apertura bellissima su Bailey con il cross, ed è proprio Havertz che segna il suo primo gol con la maglia dell'Inter, ragazzi. Ragazzo molto molto alto, non è fortissimo di testa, diciamolo così. Però, come vediamo qui, qualche gol di testa lo fa. Soprattutto bello il primo movimento, ragazzi. Il primo tocco di Bailey. Quello è il tocco importante con cui lui guadagna i metri. Che poi può fare questo cross molto preciso. E Kai Havertz segna il suo primo gol con la maglia dell'Inter. Però il Cagliari non molla, ragazzi. E qui vediamo purtroppo anche il primo errore. Il primo errore di Niklas Süle. Che ho detto il più grande talento tedesco dei difensori centrali. Guardate qui, mamma mia, ragazzi, errore posizionale, errore proprio a livello di timing.
brutta figura che qui ha fatto Niklas Süle, invece ovviamente il portiere Nübe non ci arriva, niente da fare, ancora una volta Horst Müller deve soffrire, assolutamente lui non è contento con questa prestazione. Il Cagliari fino all'ultimo non molla ragazzi, però la partita finisce qui. L'Inter porta a casa un'altra vittoria sofferta, ancora una volta il calcio di Horst Müller ancora non è arrivato, però ripeto, c'è bisogno di tempo, importante in questo momento è portare a casa i punti ragazzi, migliore in campo questa volta, ancora una volta, Sandro Tonali. E anche la partita ragazzi contro l'Udinese, vi voglio mostrare i highlights, questa volta Davis... gli ho dato una chance, gioca fin dall'inizio, passaggio per Romelu Lukaku, Romelu Lukaku colpisce solamente il palo, mamma mia, 66 minuti giocati, la palla non vuole entrare, una partita incredibile, tantissime occasioni ma la palla non vuole entrare. E ancora una volta Romelu Lukaku e ancora una volta colpisce il palo, questa volta però dal palo entra in porta. Mamma mia, un'altra partita sofferta, in questa partita però grande dominio dell'Inter, però la palla non voleva entrare, però Romelu Lukaku sblocca questa partita per Horst Müller. Guardate qui ragazzi, Romelu Lukaku... tiro secco, niente da fare per il portiere dell'Udinese. Un po' di confusione in area, però il pallone esce fuori e questa è la terza vittoria consecutiva per Horst Müller. Questi sono stati i highlights ragazzi delle prime tre partite, adesso andiamo a giocare la Champions League. E la Champions League voglio far vedere tutta la partita. Tre vittorie nelle tre partite per Horst Müller. Però il calcio, cioè la visione di calcio, come Horst Müller vuole giocare a calcio, ancora non è arrivata, ragazzi. Né sul campo, né nelle teste dei giocatori. Ma è ovvio, ragazzi, ci vuole un po' di tempo. Io mi scuso perché mi fermo adesso qui, perché mi pare che il video è già molto molto lungo. Mi dispiace, ragazzi, questo è stato un episodio con tante trattative, ma secondo me sono state importanti perché abbiamo proprio costruito una squadra non solo per il presente ma soprattutto anche in ottica del futuro ragazzi, con acquisti come Nübe ragazzi, grande talento, ragazzi Handanovic è un santo ma non potrà più giocare 10 anni, oppure Davis che praticamente può giocare dappertutto, un talento assurdo, Sancho primo acquisto nella storia dell'Inter a 100 milioni di euro, però ragazzi 100 milioni di euro sono anche un statement per tutto il mondo che Horst Müller vuole conquistare il mondo a livello calcistico ragazzi, parliamoci chiaro, perciò mi dispiace che abbiamo giocato poco a calcio, vi ho fatto vedere un po' i highlights delle prime tre partite nella Serie A, non mi piace simulare ragazzi, fatemi sapere la vostra opinione sotto i commenti, io preferisco anche queste piccole partite fra virgolette giocarle tutte, almeno vi faccio vedere i highlights ragazzi, vi posso assicurare, promettere che nel prossimo episodio, dove adesso ovviamente il calciomercato sarà chiuso, giochiamo a calcio, giochiamo tanto a calcio, giocheremo una partita in Champions League pazza, proprio stile pazza Inter, non vi voglio dare nessun spoiler ma sono impazzito ragazzi, sono veramente impazzito, andato fuori di testa, io sono fatto così quando gioco alla PlayStation. E poi ci sarà il derby ragazzi, il derby è sempre il derby, potete immaginare stile Horst Müller, ci sarà anche ancora una volta un intro ovviamente epica, epico, perciò vi aspetto ragazzi, vi aspetto nel prossimo episodio e adesso vi mando a tutti quanti un grande abbraccio virtuale, vi voglio un mondo di bene, tutti uniti in questo momento difficile ragazzi, io vi sto vicino, voi mi state vicino, vi voglio veramente tanto tanto bene ragazzi, un abbraccio a tutti, sempre viva il calcio.